Watta e a tutti ciurma e benvenuti Reggicarini in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con le like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Intanto vi chiedo scusa in anticipo per questo tono completamente tappato ragazzi. Però purtroppo mi sono beccata il raffreddore. Ovviamente malanni di stagione perché fa caldo, fa freddo, sudi, non sudi, vento, le cose alla fine te freghi come... E quindi eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa siamo riusciti appunto ad iniziare il capitolo 7. Siamo riusciti ad entrare alla fine nel castello dopo un bel po' di peripezie col cannone. Qualcuno di voi mi ha scritto che effettivamente le catapulte nemiche si potevano far fuori anche senza il cannone. Però ovviamente ragazzi se non mi complico la vita non sono contenta. Abbiamo affrontato un nemico alquanto inquietante, direi cieco ma ovviamente particolarmente acuto d'orecchi. E adesso ancora mi sto chiedendo se riusciremo finalmente ad arrivare a questo benedetto cortile per andare ad incontrare finalmente Luis. Si chiamava Luis tra l'altro, manco mi ricordo. Ok, Leon e Ashley sfuggono ai loro assalitori e riescono ad arrivare al castello. Tuttavia i due sono ignari del male che dimora all'interno di quelle mura che attende il loro arrivo. Fantastico e meraviglioso. Quindi l'ultima volta ragazzi appunto ci eravamo fermati qua perché avevo trovato appunto una macchina da scrivere. Tra l'altro io mi devo ancora ricordare ragazzi che devo raccogliere altre due vipere da rivendere al caro Eustachio. Quindi di munizioni attualmente non possiamo crearci assolutamente nulla. E quindi mi sa che sì ragazzi, qua vicino ci aspetterà una zona non poco ostica, temo. E quindi sono abbastanza preoccupata perché dobbiamo sperare di essere abbastanza pronti. Qualcuno di voi quindi mi ha consigliato anche di comprare un nuovo fucile automatico. Quindi non appena andremo da Eusti ragazzi vedremo di comprare appunto un nuovo fucile. Per cui sta vicino Ashley, stammi vicino, non fare casini perché qua già la situazione sarà abbastanza incasinata, temo, quindi... Attento. Me lo devi di te, oddio. Ragazzi, io chiamerei la manutenzione delle piscine, o come minchia si chiama, però fa abbastanza schifo. Vabbè, qua ci serve una manovella, un qualcosa. Allora, questo posto non... Ah, comincia la festa! Stavo appena dicendo... Assoreta! Che questo posto purtroppo non mi ricorda niente di buono. Oh cazzo, ragazzi. Mo son cazzi da cacare, lasciatemelo dire. Vai via! Vai via, Ashley, ti stai indietro, vai via. Si mette in mezzo come una stronza di merda. Ecco, questi con lo scudo. Mo son cavoli, ragazzi. E i piedi, eh sì, e i piedi in par de palle. Dai, su, attaccami, bello. Oddio, no, adesso la prende. Aia! Oh, a merda, mica la molla. Ma tu guarda un po'. Da lontana, Ashley, vai via. Oddio, regà, io contro questi che minchia faccio? Non c'ho manco una cazzo di granata frammentazione. Mo son cazzi da cacare veramente potenti, ragazzi. Ok, allora... un altro è andato. Mamma mia. Comunque devo un attimo, raga, potenziare le ricariche o robe del genere. Ashley, sei una troia. Ashley, sei proprio una grandissima troia. Lasciamelo dire. Mo scusa, però, raga, scusatemi. È proprio sfuggito. Cioè, si mette in mezzo al cazzo. Eh no. La plaga no. Ashley, vai via. O vuoi che sto schifo ti acchiappi? Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria, questo non me l'aspettavo, sei una merda pure te. Zitta. Mannaggia santa, allora quanta altra gente c'è che deve venire? Ashley, no, più vicina, che più lontana. Ashley, mi devi stare incollata alle chiappe adesso perlomeno. Ricarichiamo un attimo, ma chi manca? Chi è che continua a dire oh signor? Ah, è là sopra. Che ci proviamo con questo, anche se la mia mira, ragazzi, ovviamente quei fucili da cecchino fa abbastanza pena, diciamocelo. Stai bene? Sì, alla grande. Fantastico. Sto benissimo, come sempre. Tanto io devo sempre star bene.
Ashley, muoviti. Ok, allora, per adesso, perlomeno qui, ragazzi, la situazione sembrerebbe un attimo sotto controllo. Vediamo di raccogliere tutto quello che si può, perché ovviamente è importante. Ok, misceletta di piante, che è sempre utile. E vediamo un attimino dove possiamo andare. Allora, di qua si può scendere, però sento delle voci poco amichevoli. Cioè, scendere, a quanto pare si può salire. Ah no, non possiamo salire. Niente. Allora, qua non possiamo fare un cavolo. Però di qua sì che possiamo scendere. Ah ah ah. Si va? Va bene. Allora, c'è qualcuno là? Figurate se non c'è qualcuno. Allora, proviamo a fare il tiro al bersaglio da qua, che magari è un po' più divertente. Ok, due headshot, ragazzi, e due plagas. Che meraviglia. Mannaggia che non c'ho più accecanti, porca pupazza. Oh, e non muore, eh. I colpi di carabina dovrebbero, cioè, di questa distanza dovrebbero pure far male. Mannaggia santa. Allora, andiamo giù di munizioni per carabina, ragazzi. Munizioni fucile, visto che ci siamo. Non crepa, no raga, non è normale comunque tutto ciò, eh. No che non è normale, lasciatemelo dire, ma... Raga, ma quanto cazzo sono resistenti ste co... No, ma, cioè, ci stiamo rendendo conto, vero? Di quanti colpi per carabina gli ho sparato ed è ancora lì? No, non è normale, raga. No, no, non è normale. Io direi di sfruttare l'altezza fin quando è possibile, ragazzi. E certo, poi nascono tutte plagas... Che stupenda cosa, veramente. Non ho accecanti, sono nella merda, ragazzi. Letteralmente. Niente, raga. Devo... Mi sa che devo sfruttare un po' più la vicinanza, perché se no così ci metto una vita, veramente. Allora, stiamo pronti perché stanno arrivando gli schifi. Mamma mia. Ok. Mamma mia. No, raga, io continuo a dire che non è normale tutto ciò. Cioè, sono troppo resistenti, non è possibile. Datemi tregua. Ok, che forse allora gli fai più male quando aprono la bocca, però manco così è normale, raga. E dai. No, 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 raga. Ok, mamma mia che sudata ogni santa volta, è assurdo. Oh Gesù. Allora, qua c'erano barili che ovviamente avrei potuto probabilmente sfruttare. Non probabilmente, avrei dovuto sicuramente sfruttare. Ma chi minchia, raga, se n'era accorto. Quindi cerchiamo di raccogliere tutto quello che posso, come sempre. Svuotiamo questo posto. Prendiamo tutto quello che è utile a creare munizioni e varia roba. Riscattiamo pure questo. A sto punto delle cose, raga, io mi ricordo a tratti, ovviamente, Resident Evil 4 originale, e mi ricordo che c'erano dei momenti che erano un delirio. Quindi non oso immaginare come saranno diventati qua. Eppure qua che ci serve sta stracazzo di manopola, manovella o come la vogliamo chiamare, de leva, dov'è? Dove la prendo? Ah, c'era la Madonna. La Madonna, se poteva fa pure i fatti suoi e lasciarla perdere. Ok, ruota dorata, perfetto. Va bene, almeno l'abbiamo trovata. Quindi vediamo un attimino di usarla qui e vediamo cosa succede. E che serve? A drenare la merda? A far scendere l'acqua lurida? Che serve? Ah, no, serve... Ok, abbiamo ripreso ovviamente la ruota dorata, quindi qua si può tornare di sopra. Anche se sento dei rumori bruttissimi, ecco, come immaginavo, ragazzi. No, raga, dai. Oddio, com'è caduto. Come una merda. Ok. Ecco, mo, se nasce una plaga, raga, bestemmio. No, no, l'hanno presa. Ciaone. Mamma mia, regà. Cioè, allora, non le posso dire di stare lontana, perché subito qualche figlio di una grandissima zoccola la prende. Non le posso dire di stare vicina, perché poi si mette in mezzo ai coglioni. Guardatela. Un genio del male, lei. Un genio del male. Eccola, la vedete? Vedete? Poi che cosa succede?
si mette in mezzo al cazzo. E poi ovviamente ci rimetto pure io. Incapacitata della minchia, Ashley, grazie, grazie di tutto. Ok. E dai, su, scopriti, merda. Mamma mia. Ok. Ok. Che panico tutte le volte, ragazzi, che panico. Ma dov'è il bastardo? Allora, aspettate, mi servono granata stordente. Quasi quasi direi di farcene almeno una, ragazzi, perché comunque contro la splaga se sono utili. Ma Ashley, ma porca miseria, che sfiga. Ferita. Cioè, questi già c'hanno una mira di merda, però a te te prendono sempre in pieno. Ma tu guarda un po', non ci prova. Corri, 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 corri. Che begli occhietti, che begli occhietti. Non si affronta tutto ciò. Oddio, no. Non mi di, non mi di, non mi di. Giù. Mannaggia la miseria. Allora, io devo mettere sta benedetta ruota. Me permettete? Prevediamo se... Ok, boom, headshot, perfetto. Poi piazziamo sta benedetta ruota e vediamo se riusciamo ad usarla in santa pace, senza che qualcuno ci spari nelle chiappe. Perfetto, andiamo Ashley, su, muoviti, muoviti, meglio muoversi. Anche se qua, regà, io mi sa che già lo so. Vabbè, senza parole. Mi sa che sarà un inferno a breve. Io comunque non è che di munizioni ne ho così tante, se proprio la devo dire tutta. Ok, dai, su. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. La vedo triste a breve, signori e signori. La vedo triste. Vediamo se dall'altra parte c'è qualcosa di utile. Magari qualcosa in questo bel vaso. Pesetas. Pesetas non le posso usare nelle armi, mannaggia santa. Procedemus. Vediamo un po' questa zona. Che cosa significherà per noi a breve. Purtroppo, temo niente, niente, ma proprio niente, ragazzi, di buono, da quel poco che ricordo. E poi a maggior ragione in questo remake, a fini che sarà ancora peggio rispetto a quello che ricordo, quindi... Le cose toppe, le cose belle, le cose bellissime. Ovviamente dovremo trovare anche un'altra... Eh sì. Un po' esagerato, non trovi? Allora, di qua può salire lei, infatti, immaginavo. Vieni. Okay. Quindi vedi di fare la brava. Anche se ho... Ce la fai, Ashley? Un pessimo presentimento, vedi di muoverti. Ecco qua. Lo so, lo so, tesoro, però muoviti. Ok, lentissima come sempre, eh? Ok, due headshot, forza e coraggio. Tre headshot. Quattro headshot. Vabbè, questi sono comodi perché vanno come... come rimbambiti. Sta attenta. Ecco, vedete, allora sta cosa sarà una rottura de palle, ragazzi. Ah, cazzo, deve andare di là. Deve fare tutto il giro. Oddio. Io non ho più colpi, che facciamo? Aia. Che facciamo? Che facciamo? Non lo so che facciamo. Perché non mi posso preoccupare di questi qua sotto. Eppure di quelli là sopra. Cazzo, non posso. Mannaggia la miseria. Ecco, vedete? Poi che succede? No, raga, dai, ma è follia. È follia. Cioè, ma cosa volete da una persona? Che cosa pretendete da un essere umano? Da un povero essere umano? Non c'ho manco più cure. Mollala, cazzo! Di che stiamo parlando? È tutto folle. È tutto dannatamente folle, cazzo. Ovviamente, ragazzi, immaginavo. Vedete, l'avevo immaginato che questo momento sarebbe stato una follia. Lo avevo immaginato. Spero di immaginare male le volte che dovrò ripetere questa sessione qua. Mamma mia, quanto è lenta sta ragazza a fare qualsiasi cosa. Vedete, comunque le devo liberare la strada. Ci sta poco da fa. Ovviamente arrivano anche per me. Eccolo là. Però muoviti, tesoro, eh. Non è che... No, raga, non ce la potrò mai fare. Dai, su.
Non ho manco cure. Ti duro, ci sono io. Ci sono io, un par de palle, Leon. Regà, poi mi mandano pure questi con gli scudi, ma dai. Ditemi se non è una carognata assurda. Ok, proviamo a fare così, anche se non credo quanto possa essere una soluzione. Oddio. Tanto sto pure per morire, tra l'altro. Ok, allora, qua c'è una piantina. Dimmi che è una piantina. Ok, allora, un attimo di calma, ragazzi. Fatemi recuperare un attimo di lucidità. Curiamoci. Ok, ha fatto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, perfetto. Oh, un'altra pianta verde. Corri, Ashley. Sta vicino. Corri! Ma porca di quella miseria! Ma in che lingua te lo devo dire? Muoviti! Indietro tu! Su! Ok. Prendiamo tutto. Adesso ce la diamo tipo a gambe. Per cui muovi le chiappe, porca vacca. Ok. Miracolo, ragazzi, che ce l'ho fatta al secondo tentativo. Ma semplicemente perché avevo l'accecante. Quella mi ha aiutato un attimo, perché sennò ero nella merda. Sto bene, grazie. Ma chi t'ha chiesto niente? Ogni volta lei pensa che uno si preoccupa di chiederle come sta. Non ce ne frega un cavolo di come stai, Ashley, è chiaro? Ok, allora vediamo un pochettino, quindi. Finalmente siamo un attimo riusciti ad uscire. Siamo riusciti a scappare da una situazione veramente spinosa. E questo è chiaramente chiuso. Passaggio nel muro. Devo essere un po' cieca, ragazzi, per non essermi accorta che ovviamente Ashley si poteva arrampicare. Vieni. Di qua. Ok. 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 Muoviti. Ok. Lo dico io. Ok. Dovrei dirlo solo io. Ok, Ashley, dai, su. Perfetto, davvero perfetto. Situazione malattia di merda peggiora. Fantastico, non ti far venire il fiatone. Sembra adesso. Sembra il posto giusto. Ce l'abbiamo fatta. Stai ecco bene? Qua. Credo di sì. Eccola là. Non preoccuparti per lei. Preoccupati per la tua vita. Povero stupido agnello. Stai indietro, ragazzo. Ashley. Ottimo. Ecco fatto. Ridammi il coltello, per favore. Ferma. Se ne va. Lei se ne va. E la mia missione va a puttane. Ecco fatto. Perfetto, ragazzi. E qui si finisce il capitolo 7. Con un Leon che bestemmia tantissimo dentro, perché dice il mio obiettivo ce l'avevo e adesso è bello che è andato. Allora, io volevo un attimino, ragazzi, appunto dare uno sguardino a questa cosa qua. Cioè quella, la personalizzazione della valigetta. Questo perché appunto qualcuno di voi mi ha fatto notare che alla valigetta si possono aggiungere dei ciondoli. Ciondoli che ovviamente permettono di avere tipo dei potenziamenti. Fatto sta che ovviamente per ora non ne ho a disposizione. Quindi comunque dovrò ricordarmi questa cosa qua. Quindi andiamo avanti. Incominciamo finalmente il capitolo 8. Perché sto capitolo 7 mi ha portato via un po'. Nido, rispondi. È andato tutto a puttana. Ecco. Ci siamo rifugiati in un castello, ma ora ho perso Aquila Reale. Nido, pure. Ti sto perdendo. Mi ricevi? Bruno, sei. Sta arrivando. Cazzo. L'elicottero, questo non volevi va più. Dire? No, non va più, Leon. E qui inizia il capitolo 8. Qua nelle vicinanze abbiamo tra l'altro il caro Eusti. Vediamo la sua fiamma. Trova Ashley. Cioè, allora, non ci è bastato già trovarla una volta, vero? Ovviamente no, la dobbiamo trovare anche adesso. Però io mi fiondo dal caro Eusti. Stai avendo una giornataccia, straniero.
Mi si legge in faccia, Ok, allora ragazzi, io direi di vendere, ovviamente, visto che ci siamo, la carabina. Quindi vendiamo questa, ragazzi, e acquistiamo immediatamente una carabina semiautomatica dal fuoco rapido. Questa roba è un'arma che riduce le teste in poltiglia, amico. Potresti fare una strage in un campo di zucche. Non siamo alla città di Halloween. Vabbè, rido tantissimo. Questo giubbotto tattico sinceramente mi intriga, perché protegge completamente chi lo indossa dai colpi di arma da fuoco ed esplosione, riduce i danni degli attacchi ravvicinati, quindi può essere anche riparato. Io direi di comprarlo, perché comunque un po' più di difesa ci può essere utile. Allora ragazzi, io direi intanto di aumentare la velocità di ricarica subito, appunto, dello Stingray. Però appunto ragazzi, qui non vedo ciondoli comunque per la valigetta, ovviamente. Intanto mi vendo, ragazzi, clessidra, bracciale d'oro, bottiglia di profumo, visto che ci siamo. E tra l'altro posso combinare quest'ultima gemma, ragazzi, rettangolare col calice d'oro. Quindi vendiamolo, ha un grande valore. Direi di potenziare anche la capacità, ragazzi, dello Stingray, la potenza del fucile antisommossa, così da renderlo un po' più letale. Magari la potenza della pistola. Per ora direi che dovremmo essere a posto così, ragazzi. Se poi, come sempre, avete altri suggerimenti riguardo articoli da acquistare, da vendere, armi e tutto il resto appresso, ragazzi, ovviamente sono sempre qui pronta a leggere i vostri suggerimenti. Quindi vediamo un pochettino di andare a trovare la cara Ashley. Ha ben pensato di darsela a gambe, in preda a una crisi adolescenziale, molto probabilmente, perché qua sono io quello che dovrebbe essere in crisi. Accidenti. Salve, siete in piena preghiera? Oh cavolo, oh, mi posso unire a voi? Ma che fate? Aspetta, questi li posso ammazzare o che devo fare? Ma che diavolo è? Sembrerebbe una plaga. Che schifo, veramente che schifo. Vabbè, li lasciamo pregare allora. Se non mi rompono il ca... Io direi di lasciarli un attimino qua, ragazzi, anche se la situazione è parecchio strana, se proprio la devo dire tutta. Quindi di qua non c'è niente. Continuate a pregare, mi raccomando. Non corro perché ho paura, ragazzi, che si accorgano di me in qualche modo. E questa è chiusa. Ah, è chiusa. Che cavolo. Te pareva. Ma sono morti. Oh Gesù, Giuseppe e pure Maria. Pensavo fossero vivi. Mannaggia, mi sono fatta tante preoccupazioni. Invece questi sono proprio belli che andati. Va bene, va bene. Allora, vediamo di trovare un'altra via. Ah, possiamo scavalcare di qua. Semplicemente. Però qua io sento gente che prega, non vorrei dire, ma... La voce della pestilenza dimora nelle fiamme, conducendo anime miserabili alla salvezza. Riponi la fiamma crimsi nel luogo appropriato affinché tu venga illuminato e il percorso svelato. La fiamma crimsi, quindi che intendete? La lanterna? Tipo questa, ovviamente, perché sembrerebbe servire pure qua, però non c'è. Quindi, niente ragazzi, andiamo piano piano. Eccolo là, ce l'ha lui la fiamma crimsi. Bello de casa, sei bello. Scusate il disturbo. Oddio, che sta succedendo? Perché sono rimbambita? Ok, così è molto più comodo, ragazzi, con la carabina semiautomatica. È fantastico, anzi, oserei dire. Ah, quanti di voi vogliono... Che c'hai, Leon? Vogliono ancora venire a rompere il cazzo. No, ditemi. Posso usare questo? Ecco, facciamo prima anche a fare così. Boom, ba, bara, boom, boom, boom. Super mega colpo, incredibile. No. Gli schifi, per favore, potete tenerli lontani da me. Grazie. Assoreta. Mamma mia. Oddio, no, non esplodere. Eccolo là. Aspetta. Leon, che cazzo fai? Ai, ma perché, che cazzo sta succedendo? State fermi, state buoni, che minchia sta succedendo?
Non ci sto capendo un cazzo, ragazzi, va bene? Leon, che minchia ti prende? Si può sapere che cazzo hai? È il delirio. È il delirio, sta male pure lui. Beh, dai, ammazza che botta che mi ha dato, bastardo maledetto. E via, e via! Ah, si è saltato in aria. Grazie. Oddio, sta arrivando la plaga. Ecco, avrei fatto meglio a farli saltare in aria prima, dopo anzi, perché tanto qua sta arrivando il mondo. Porca miseria. No, raga, vabbè. Allora, è un'altra di quelle situazioni grandemente di merda. Lasciatemelo dire. Ecco, facciamo così. Speriamo sia servito a qualcosa, Dio santo. Eh sì, servito fino a una certa. No, raga, dai, ma è follia. No, 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 non è normale. Tutto ciò non è normale. No, 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 no. Saliamo un attimo, perché mi sa, non vorrei dire, che il problema principale lo crea... Ma quanti cazzo sono? No, serio. Dov'è l'amico Fritz? Che c'è il lanternino, perché mi puzza tantissimo l'amico Fritz. Secondo me il problema principale... Leon... l'ho capito, tesoro mio, che te senti male. Guardalo là. Bastardo maledetto. Fuori uno. Ok. È fuori uno, vediamo. Che cosa ho abbassato? Perché ho abbassato la leva? Ma, oh cazzo. Ma che è? Oh! Oddio! No, regà, è il delirio. Vabbè. In quanti altri volete arrivare, scusate? Bene. Datemi tregua. Ok, fermi. Sembrerebbe, ragazzi, che io ce l'abbia fatta, non vorrei dire. Ma è una meravigliosa notizia. Non volevo che scavalcasse, ma vabbè. Allora, comunque, in ogni caso, dobbiamo raccogliere tutto quello che è qua in giro. È stato terribile? Assolutamente sì. Ce l'abbiamo fatta? Sì, mi sto ancora chiedendo come ci sia riuscita alla prima, perché qua, raga, sembra essere un miracolo ogni qualvolta uno ce la faccia al primo tentativo, perché... assurdo, eccola qua, la lanterna Crimsy. Perfetto, era quello che mi serviva comunque. Piccolo tesoro, specchio con perle e rubin. Va bene, creiamoci la misceletta qua. Munizioni carabina, perché sempre utili, ragazzi. Allora, di regola dovrei aver raccolto tutto, di regola. Tranne quello che è qua dentro. Una bella granata a frammentazione. Io prima ho abbassato sta leva, non ho capito che cosa ho fatto sinceramente. Però vabbè, sono dettagli. Di qua si può scendere per tornare ovviamente qua sotto. Quindi, ho buttato giù il lampadario. Ammazza, ad averlo saputo prima. Va bene, allora, munizioni carabina, munizioni pistola. Io direi a sto punto, ragazzi, visto che ci sono, di curarmi. Anche se mi dispiace usare sempre così tanto ste benedette cure, però, raga, che te costringono, che dobbiamo fare? Quindi, piazziamo sta benedetta lanterna Crimsy qua. E adesso la strada ci sarà ovviamente aperta. Ashley? Sei lì? Da qualche parte? Qua che cosa ho aperto? Ah, una scorciatoia, ma tu guarda un po'. Fatto sta che qua dietro ci dovrebbe essere un tesoro. Però ovviamente la porta è inaccessibile. Non si apre. Vabbè, niente. Quindi procediamo da questa parte. Ashley, io vorrei sapere, no? Che cosa diavolo ti è venuto in mente? Cioè, come diavolo anzi ti è venuto in mente di andartene per i cacchi tuoi in questo posto infernale? Non appena ti trovo, ti riempio il sedere di botte, ti faccio le chiappe a strisce. Semplice. Ti è buttata lì sotto? Ha compiuto l'insano gesto. Muscolo, Leon. Oh, bella. Non vuoi che usi questa, vero? Magari sì. Dopo ben 6 anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso.
Interessante. Il coltello è meglio per il corpo a corpo. Una bella mossa. Quanto è figa, ragazzi. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. Fin troppo. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Guarda, se fosse per me. Chissà. Forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? Tipo Batman. Appena ti giri scompare. E niente, dai, che lucerà la cottarella. L'ultima persona che mi aspettavo qui. Succedono sempre cose che mai ti aspetteresti, Leon, che ci vuoi fare? Allora, qua possiamo aprire? No, perché non c'ho più chiavi. La brodaglia. Anche no, direi che adesso non ho fame. Questo lo possiamo aprire. Orologio stravagante. Questo penso proprio che si possa combinare, vero? Sì. Una. E ce ne manca un'altra, niente ragazzi, che per ora non abbiamo, va bene. Allora, di qua pure sembrerebbe esserci un tesoro, però dentro il cassetto, quindi non posso farci assolutamente niente. E che abbiamo qua? Oddio. Ci servono delle tavole tipo quella di sotto. Scudo, elmo e l'altro chissà che roba è. Forse c'è una porta nascosta. Ma dai, chi l'avrebbe detto? Pietra litografica B. Ok, ce ne mancano ancora due. Il punto è che uno è qua dentro, aspettate. Tac, la spada, immaginavo. Perché ovviamente per fare un cavaliere ci vuole armatura e spada. Quindi, no, quella non direi che va lì, Leon. Chi ti ha detto di metterla lì? Vabbè, ce ne manca un'ultima. Dove sarà mai l'ultima? Mi chiedo se sia più indietro, ma non credo, perché di solito quando ci sono sti enigmi, ragazzi, la roba è più avanti o comunque nello stesso posto di regola. Cioè non penso di dover tornare indietro per trovare quello che mi serve, quindi... Eccola qua, vedete? Infatti era proprio qua. Solo che Leon ha messo al posto dello scudo la spada. Un genio. Va bene. What the fuck? Io ho visto che c'era uno scudo. Ecco, vedi? E allora, qua sarà la spada, ovviamente. Di sopra sarà lo scudo. E di sotto dovrebbe essere giusto. No, regà, ma deve essere per forza così, scusate. Ci stanno i simboletti, poi questi due devono essere blu. Ma si possono anche spostare. Allora questo va qui, ragazzi. E la spada va qua. E di qua è l'elmo. Deve essere per forza così. No. Come minchia fa a non essere così? Dai. È lo scudo. E qua deve essere per forza blu. Scusate, aspettate, perché ci stanno anche le forme. Buoni un attimo, perché ci stanno anche le forme. Quindi non è semplice come sembra. Allora, questo di sopra è per forza giusto, ragazzi, perché c'è il quadrato e lo scudo. Questo di sotto è esagonale, quindi deve essere per forza questo. Proviamo così. Ok, perfetto, sì. Perché uno magari fa caso soltanto all'immagine, invece sono specifiche pure le forme. Ovviamente. Oh, che bel topolino. Ammazzato, chiamalo topolino. Bene, devo trovare Ashley. Un rattone, Dio santissimo. Sì, lo sappiamo che devi trovare Ashley, Leon. Ascolta il segnale dell'eco attraverso le montagne. Le rocce diventano ghiaia e le mura del castello si frantumano. Guarda l'ombra crimson del cielo notturno. Un fiume di sangue infetto deturpa il mare. Sacrifica la tua vita e il sangue del tuo nemico. Fai ammenda per i tuoi antichi peccati. Il mio unico peccato è stato accettare questo merda di lavoro. Grandioso. E quello cos'era? Cosa cazzo era quella merda che è passata di corsa? Piccola chiave. Adesso potrei tornare indietro ad aprire quel cassetto, visto che ci sono. Perché no? Tanto magari poi mi scordo pure di avercele. Tanto vale aprire, no? Orologio da taschino. Ma che bello.
Tutta roba bella per il caro Eustachio. Allora, qua non c'è altro, perlomeno così sembrerebbe, quindi vediamo un po' cosa ci attende dall'altra parte di questo lungo corridoio. I corridoi non mi sono mai piaciuti. Cristo. No, no, no! Ah! Questo no, 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 assorete a mammeta! Ah! Ah! No, no! Oddio, no, 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 raga, le cose... No, 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 le cose ragnose non me le ricordavo! Ma perché devono essere sempre cose che riguardano i ragni? Ma perché? Non me lo ricordavo sto schifo, ragazzi. Mi ha colto veramente di sorpresa. Carissimo, carissimo Eusti. Ok, allora ragazzi, specchio, orologio, radaschino, direi di venderli già. Allora ragazzi, io direi di ripararmi il coltello, perché comunque è utile, di riparare ovviamente il giubbotto, perché è possibile ripararlo. Quindi velocità di ricarica della pistola, ecco, assolutamente. Capacità del fucile antisommossa, visto questo che ci siamo. E potenza dello Stingray. Niente, raga, vado giù di potenziamenti potentissimi. Quindi io direi, ragazzi, che salvo qui la partita. E che dire, che dire, che dire. Comunque siamo partiti col fatto che dovevamo arrivare nel cortile per incontrarci con l'altro tizio, e alla fine è andato tutto assolutamente in pappa, cioè tutto di merda. È andato. Adesso la cara Ashley è pure scappata, quindi Leon c'ha l'ennesima rogna pure di doverla ritrovare, come se non fosse già tutto abbastanza. Come sempre ragazzi, aspetto i vostri pareri, suggerimenti e consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione, e un bacione a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao.